Buongiorno, direi di iniziare in un ordine un po' sparso, dando la parola al consigliere Ricci, che rivolge un'interrogazione all'assessore Chianella. Strategia di manutenzione e valorizzazione delle piste ciclabili in Umbria. Tempi previsti per il completamento dell'ultimo tratto dell'itinerario Spoleto-Assisi. Informazioni della Giunta regionale a riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. È l'atto numero 932. È una interrogazione propositiva che pone l'attenzione sulle piste ciclabili e pedonali in Umbria in termini di manutenzione e valorizzazione socioculturale e turistica. In particolare l'interrogazione si riferisce alla pista ciclabile Spoleto-Assisi, uno dei tratti più importanti che la Regione Umbria abbia programmato. E in particolare, per favore, silenzio in aula. All'ultimo tratto che va dal santuario di Rivotorto in Assisi sino all'area di Santa Maria degli Angeli. Peraltro, per questo ultimo tratto della pista ciclabile Spoleto-Assisi, che come citavo riguarda l'itinerario dal santuario di Rivotorto sino all'area di Santa Maria degli Angeli, la Regione Umbria ha predisposto un finanziamento di circa 800.000 euro, che ritengo essere una cifra rilevante per un'opera significante, che riguarda peraltro uno dei poli più importanti dal punto di vista socioculturale e religioso degli itinerari francescani. Si domanda in particolare lo stato del progetto e i tempi di realizzazione nel quadro di una procedura che investe non solo la Regione Umbria ma anche il Comune di Assisi. Più in generale si chiedono anche quali saranno le strategie future di promozione e valorizzazione degli itinerari ciclabili e pedonali in Umbria e anche quelle che sono le prospettive di manutenzione di tali itinerari, che sono ovviamente anche aspetti fondamentali per la piena fruizione di tali itinerari ciclabili e pedonali, fondamentali per lo sviluppo socioculturale, paesaggistico e turistico della Regione Umbria. Grazie. Grazie, prego, assessore Chianella. Grazie Presidente, e grazie consigliere Ricci per la questione posta, che mi dà modo di chiarire appunto alcuni aspetti. Con delibera di Giunta regionale 445 del 2015 è stato approvato l'accordo di programma tra la Regione dell'Umbria e il Comune di Assisi e il Consorzio della Bonificazione Umbra per la realizzazione della pista ciclabile, appunto Rivotorto-Santa Maria degli Angeli, a completamento dell'itinerario ciclabile Spoleto-Assisi, che assegnava un contributo di euro 800.000 per la realizzazione del tratto. Con l'accordo di programma si sancivano i seguenti ruoli, cioè la Regione dell'Umbria in qualità di finanziatore dell'opera, il Comune di Assisi in qualità di soggetto esecutore delle attività di esproprio, il Consorzio della Bonificazione Umbria in qualità di soggetto attuatore dell'intervento. Successivamente, con delibera di Giunta regionale 1630 del 2016, veniva preso atto del progetto esecutivo redatto in conformità alle osservazioni e alle prescrizioni emerse in fase di conferenza dei servizi per l'autorizzazione dell'intervento, estendendo nel contempo la copertura finanziaria fino a complessivi euro 930.000 necessaria per far fronte alle modifiche sopravvenute per il collegamento della pista ciclabile al nodo di scambio modale della stazione RFI di Santa Maria degli Angeli. Al momento sono in corso le procedure espropriative da parte del Comune di Assisi, propedeutiche all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.
I tempi di realizzazione dell'opera, desunti sulla base dei tempi stimati dal Comune di Assisi e dal Consorzio della Bonificazione Umbra per le procedure di propria competenza, saranno approssimativamente i seguenti. Entro l'aprile 2017 ci sarà il completamento delle procedure espropriative. Entro l'agosto 2017 il completamento delle procedure di affidamento lavori ed entro l'agosto del 2018 il completamento dell'opera. Sarà ovviamente nostra cura seguire e sollecitare tutte le parti, diciamo così, interessate alla questione perché i tempi siano rispettati. Più in generale sulla manutenzione stiamo seguendo delle interlocuzioni, non ultima per esempio con l'AFOR, per poter mettere in campo un sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria che possa, diciamo così, rispondere alle necessità di tutto il reticolo delle piste ciclabili. Prego consigliere Ricci per la replica. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, prendo atto con piacere innanzitutto del quadro economico che si è calibrato attorno a 930.000 euro e questo consentirà di connettere questo ultimo tratto dell'itinerario Spoleto-Assisi nel quadro Santuario di Rivotorto Santa Maria degli Angeli alla stazione ferroviaria, che è un nodo importante anche perché l'area della stazione ferroviaria è connessa anche con adeguati servizi e parcheggi e quindi va a determinare un centro intermodale tra sistemi di spostamento su gomma, pedonali ciclabili e appunto la stazione ferroviaria come sistemi di spostamento su ferro. Mi auguro che i tempi di completamento definiti nell'agosto 2018 siano ampiamente rispettati perché questa opera rappresenterebbe comunque un elemento importante degli itinerari francescani, in particolare guardando al 2019, in cui vi sarà un centenario importante, saranno gli 800 anni dall'incontro di San Francesco d'Assisi con il Sultano nel quadro di un dialogo necessario fra culture e identità religiose in cammino insieme per la pace, e questo potrebbe essere un segno importante anche per l'intera comunità regionale. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Passiamo adesso all'interrogazione oggetto 59, atto numero 880, presentata dal consigliere Smacchi. Incentivo all'acquisto della prima casa, modalità e tempi previsti per la predisposizione dei bandi 2016 finalizzati all'assegnazione dei contributi sulla base dell'intervenuto stanziamento di risorse nel bilancio di previsione 2016. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Torno di nuovo su questo argomento dopo un ulteriore passaggio che era stato effettuato nel corso del 2016 con l'assessore Chianella, al fine proprio di capire quali sono le modalità e i tempi previsti per la predisposizione del bando o dei bandi relativi agli incentivi all'acquisto della prima casa. E ci torno perché l'ultima volta l'assessore ci comunicava che erano in corso le procedure di liquidazione delle richieste del 2015, si parlava di circa 100 domande per un contributo totale di 2.265.000 euro. Pensavamo che nei primi giorni del 2017 fosse stato possibile preparare e far uscire questi bandi, così non è avvenuto e quindi ci domandiamo, anche in conseguenza delle forti aspettative che ci sono nella Regione Umbria, se riusciamo nelle prossime settimane a far uscire questi bandi. Parliamo di circa 850.000 euro, quindi parliamo di circa 30-40 domande, perché di fatto i contributi sono dai 25 ai 30 mila euro nella media. E, come dicevo, le aspettative sono tante e sono tante anche in conseguenza del fatto che credo nel 2017 dovremo tornare a mettere ulteriori risorse per quanto riguarda le politiche abitative, dopo che il governo centrale le ha completamente tagliate. Quindi di fatto, assessore, le chiedo questo: intanto, quando usciranno
saranno i bandi per quanto riguarda le risorse che avevamo messo nel bilancio 2016. E poi le chiedo anche come si sta procedendo in giunta al fine di capire se nel 2017, anche attraverso una variazione di bilancio, possiamo recuperare ulteriori risorse verso le politiche abitative. Grazie. Grazie, prego Assessore Chianella. Sì, io ringrazio il consigliere Smacchi che sollecita questa questione sulla quale eravamo già intervenuti come giunta regionale. Dunque, si evidenzia che nel bilancio 2016, approvato appunto l'8 aprile, era stato assegnato uno stanziamento finalizzato all'assegnazione dei contributi per l'acquisto prima casa. Lo stanziamento di risorse per l'anno 2016 è intervenuto mentre erano ancora in corso le procedure di erogazione dei contributi riferiti a bandi 2015 per famiglie costituite da una sola persona, graduatoria definitiva approvata l'11 aprile 2016, e famiglie monoparentali, graduatoria definitiva approvata nel febbraio 2016, le cui risorse presenti nel bilancio 2015 non erano state impegnate entro la fine dello stesso anno su indicazione dei servizi competenti per consentire alla Regione di rispettare il patto di stabilità. Tutto ciò ha comportato che tali risorse non impegnate confluissero nell'avanzo vincolato, vedere appunto il decreto legislativo 118 del 2011 che tanto impegna, diciamo così, gli uffici in tutti i settori della pubblica amministrazione e quindi anche della Regione dell'Umbria, di conseguenza non sono state riscritte in termini di competenza 2016, nonostante che le procedure amministrative fossero pervenute alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Si è proceduto da un lato con le liquidazioni degli aventi diritto utilizzando economie derivanti da impegni precedenti assunti per le stesse finalità e dall'altro con la verifica, peraltro infruttuosa, di tutte le possibili azioni per rendere disponibili risorse confluite nell'avanzo vincolato. Nonostante ciò, a seguito di informazioni assunte appunto presso la direzione competente che si riferivano a trattative in corso con il Governo per alleggerire i vincoli riguardanti il pareggio di bilancio, con deliberazione 822 dell'11 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'emanazione dei successivi bandi. In particolare, tali linee guida fissano i criteri di seguito sintetizzati, cioè che i destinatari di contributi, coppie coniugate, conviventi, nuclei monoparentali e single, la composizione del nucleo parentale, requisiti per l'accesso, cittadinanza, residenza, impossidenza, limite minimo ISE calibrato per ciascuna tipologia, requisiti oggettivi degli alloggi, le modalità di partecipazione, la descrizione delle cause di esclusione, i criteri, eccetera. Dopo aver verificato l'impossibilità di rendere disponibili le risorse confluite nell'avanzo di vincolato necessario a liquidare i contributi spettanti a seguito dei bandi 2015, per evitare azioni legali da parte degli aventi di diritto, è stata assunta la decisione di impegnare lo stanziamento a favore dei beneficiari presenti appunto nelle graduatorie definitive, previa fornitura delle necessarie informazioni. In conclusione, stante la situazione delle risorse, sebbene predisposte, non sono stati ancora approvati i bandi 2016 per l'erogazione dei contributi per l'acquisto della prima casa. Nel corso del 2017 i bandi per l'acquisto potranno essere emanati e stiamo sollecitando l'ufficio bilancio per la riscrizione appunto delle risorse, sempre per questo problema dell'avanzo vincolato. Noi pensiamo entro la fine del mese di febbraio, al massimo entro la metà del mese di marzo, per poter poi procedere ovviamente all'assegnazione dei buoni. Grazie, prego consigliere Smacchi per la replica. Grazie assessore per la risposta. Non le nascondo che questi tempi continuano a in qualche modo a slittare, e glielo dico per due motivi. Il primo, perché come le ho sottolineato anche nelle vie brevi, credo che quell'ufficio vada riorganizzato e potenziato, perché dopo anche il pensionamento della responsabile i tempi si stanno allungando anche dal punto di vista proprio dell'organizzazione di quell'ufficio. Ne ho parlato con l'assessore Bartolini, ne ho parlato con lei, credo che questo è uno dei punti fondamentali per quanto riguarda le risposte sulle politiche abitative, e non possiamo permetterci di far slittare ulteriormente i tempi. In secondo luogo le dico, e secondo me questo è uno dei punti fondamentali, bene che abbiamo
evitato di bloccare i finanziamenti facendo sì che le graduatorie esistenti potessero essere completate. Allo stesso tempo nel 2017 dobbiamo trovare ulteriori risorse perché le domande e le aspettative da questo punto di vista sono veramente tante. Quindi le chiedo in giunta e in consiglio sicuramente avrà un appoggio di capire effettivamente sulla base delle domande che verranno che tipo di che quantità di risorse necessitano al fine di completare anche per il 2017 le esigenze che attraverso le domande verranno manifestate. Grazie. Prego. Allora, procediamo con l'oggetto 72, l'atto è il numero 968, è un'interrogazione rivolta all'assessore Barberini dal consigliere Nevi. Criteri adottati dalle aziende USL Umbre per i trasferimenti tra le stesse del personale dipendente. Informazione della Giunta regionale al riguardo. Prego. No, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è stata fatta a seguito della notizia di stampa relativa al trasferimento di una persona, che non è una persona qualunque, ma è il segretario del PD del Comune di Spoleto, che una volta diventato segretario del partito, due giorni dopo, è stato, diciamo così, trasferito dalla ASL numero 1 di Perugia, dove era in forza, alla ASL numero 2, non so se a Spoleto o in qualche altra zona della ASL 2, ma insomma avvicinato a casa a seguito probabilmente del nuovo incarico ricevuto. Allora, siccome su questi trasferimenti se ne sono viste di tutti i colori in passato e siccome a nostro avviso i trasferimenti dovrebbero rispondere a dei criteri ben precisi e non, diciamo così, criteri politici, si chiede alla Giunta regionale di sapere quali sono stati i criteri in base ai quali è avvenuto questo trasferimento dalla ASL 1 alla ASL 2 e quali sono i criteri generali che le ASL utilizzano per questo tipo di spostamenti. Certamente queste sono vicende sulle quali bisogna essere molto attenti. Chiaramente uno che fa il segretario del partito di un comune forse non dovrebbe andare a ricoprire ruoli pubblici nello stesso comune. Chiaramente la normativa in questo senso non penso che dica nulla, però io penso che costruire dei criteri importanti come questo, penso che sia utile e molto dignitoso per la credibilità delle istituzioni e anche per il lavoro da svolgere all'interno delle istituzioni stesse. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Barberini. Sì, è indubbio che la dignità dei lavoratori va prima tutto garantita, anche rappresentando il fatto che prima ancora di essere segretari sono sicuramente lavoratori dipendenti. La procedura a cui si fa riferimento, per la verità, una persona che risulta dipendente a tempo indeterminato dalla ASL 1 dal 7 gennaio 2015 come collaboratore tecnico in categoria D. Il comando del personale del Servizio Sanitario Regionale viene attuato sempre, come in questo caso, ai sensi dell'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del comparto sanità, che dispone espressamente che per comprovate esigenze di servizio l'azienda e mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando fra diverse aziende o tra enti della pubblica amministrazione. La ASL 2, con nota del 28 ottobre 2016, aveva rappresentato la necessità di coprire transitoriamente la figura che si occupava conseguire e valutare gli obiettivi di performance nel settore economico-finanziario dell'azienda. La ASL 2 aveva anche inoltre rappresentato che questa attività gli serviva semplicemente in via del tutto straordinaria perché la persona
unica che si occupava di questo settore era andata in quiescenza e sarebbero nel frattempo state avviate tutte le procedure per arrivare a concorsuali, per arrivare alla individuazione di una figura che doveva occuparsi di questa situazione. Alla luce di questo, in data 14 dicembre 2016, quindi prima ancora della, diciamo, della nomina a cui lei fa riferimento, molto prima, è stato concesso il nulla osta ai sensi dell'articolo 20 del contratto di collettivo nazionale del lavoro citato per il comando a decorrere dal 1 febbraio 2017. Procedure di questo tipo sono assolutamente normali e rituali nel servizio sanitario regionale, ne vengono realizzate almeno una trentina l'anno in ogni azienda, e queste procedure vengono adottate per coprire esigenze straordinarie in relazione a progetti, oppure, come in questo caso, per supplire a carenze momentanee di organico derivanti o da lungo degenze o da procedure di selettive in corso per coprire il ruolo. Quindi mi sembra la procedura perfettamente a norma. Tra l'altro, il dipendente a cui si fa riferimento non va assolutamente a lavorare a Spoleto, ma va a lavorare a Terni, quindi la differenza, se vogliamo tradurla in vantaggio in chilometri, è di pochissimi chilometri, ma tra l'altro con una strada un pochino più complicata. Grazie. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Nevi. Ma sui chilometri no, Spoleto è molto... cioè molto più vicino a Terni, sulla strada che è un po' più bruttina, forse è vero, ma qualche curva in più per risparmiare una mezz'oretta di viaggio magari non è male. Ma Assessore, io mi ritengo soddisfatto della risposta, perché questa interrogazione è stata fatta anche per fugare dubbi e chiacchiere che vanno in giro, diciamo, perché a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, quindi non sembra questo il caso. Io sono felice, soprattutto per la credibilità delle istituzioni e delle aziende sanitarie. Noi vigileremo sulla transitorietà del trasferimento e vigileremo anche sul non su questo caso, ma su tutti i casi in cui c'è una doppia, e forse faremo anche un disegno di legge, perché il ruolo pubblico svolto nella che è legittimissimo, ma insomma svolto nello stesso luogo dove si svolge anche un lavoro collegato al pubblico, insomma è una modalità molto in voga in questa regione. Ci sono dirigenti della pubblica amministrazione che appunto sono anche dirigenti di partito, e quindi c'è questo brutto trend, diciamo, di che si mischiano cose pubbliche e cose diciamo appunto che dovrebbero attenere invece al lavoro. Su questo punto quindi mi ritengo soddisfatto, continueremo invece a vigilare molto su quest'altro aspetto. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 75, l'atto è il numero 972, presentato dal consigliere Leonelli per l'assessore Chianella. Intendimenti della giunta regionale affinché gli utenti umbri venga consentito di continuare ad usufruire a costi contenuti degli attuali collegamenti assicurati da treni Frecciabianca ed Intercity, affinché il prezzo del relativo biglietto venga adeguato al chilometraggio effettuato. Prego, consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Ma dunque, questa interrogazione è stata depositata il 26 gennaio, dopodiché questo è un tema che è stato sui titoli di molti giornali locali, ne ha parlato anche il TG regionale, insomma è un tema che negli ultimi giorni ha acquisito una sua piena centralità, e tra l'altro chiaramente è stato anche aggiornato rispetto, la discussione è stata anche aggiornata rispetto al testo della mia interrogazione, che appunto venne fuori chiaramente in costanza delle prime avvisaglie della problematica. Ora la illustro velocemente. Dopo la cancellazione di molte coppie di Eurostar negli ultimi anni, i treni veloci rimasti
A collegare Rumbia con il resto del paese sono soltanto due coppie di Intercity e una di Eurostar Freccia Bianca. In alcune fasce orarie questi sono anche gli unici treni che permettono a tanti viaggiatori di andare e tornare dalla capitale. Molti di essi sono lavoratori che viaggiano in treno a seguito dell'acquisto della carta tutto treno che consente ai possessori di un abbonamento regionale di viaggiare anche su queste coppie di treni. Considerato che Trenitalia ha deciso di aumentare il costo della carta tutto treno fino a 100 euro di non permettere più l'utilizzo dei Freccia Bianca ai possessori della carta stessa. In particolare l'Eurostar 8852 del 17:38 da Roma permette un rientro in tempi utili a molti pendolari che, non potendo più usufruire di questo servizio, dovranno scegliere il già affollato, che serve anche i viaggiatori lazzari diretti a Orte, più lento regionale 24:88 delle 17:58. Rilevato che i viaggiatori umbri e tanti turisti che scelgono il treno per visitare la nostra regione pagano i biglietti ed abbonamenti in base a un chilometraggio ancora calcolato in base alla lunghezza della linea storica, e che oggi i treni percorrono la linea direttissima che accorcia la distanza tra Terni e Roma. Nel 2009 questa questione è stata sollevata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, Agcom. Si interroga la Giunta su quali iniziative intende mettere in campo per consentire agli umbri di continuare a usufruire di tutte le tre coppie di treni a costi contenuti per adeguare il costo del biglietto al chilometraggio attuale. Questo era il testo originario dell'interrogazione. È chiaro che andiamo a parlare di un tema che riguarda direttamente la quotidianità e direi anche la qualità della vita di tante persone, pendolari che notoriamente chiaramente sono lavoratori e che quindi chiaramente una mazzata del genere la subiscono in maniera non indifferente, sia in termini dei costi sia in termini anche di qualità della vita, perché comunque rientrare magari un'ora più tardi al posto di lavoro non è così irrilevante, no? Nella vita di un pendolare. Insomma, abbiamo sentito tante cose poi nei giorni successivi, abbiamo sentito parlare di algoritmi. Ora io attendo chiaramente una risposta dell'assessore anche per capire quelle che sono le ultime novità. Certo, ho letto anch'io dell'algoritmo, chiudo la presentazione con una domanda retorica che forse tanto retorica non è, nel senso, no, ho capito che non c'entriamo, però poi alla fine chiaramente i cittadini che pagano sono umbri, e siccome chiaramente dobbiamo fare in modo di dare delle risposte o comunque sia anche di attenuare le difficoltà del caso, sono appunto in attesa della risposta ovviamente dell'assessore, fermo restando che, ecco, dare la colpa all'algoritmo, prima o poi qualcuno ci dirà: vabbè, a sto punto voi politici non ho capito che ci state a fare, mettiamoci un matematico, nel senso che poi dobbiamo trovare delle soluzioni al di là della tecnica e al di là degli errori magari compiuti dai funzionari. Prego, assessore Chianelli. Grazie Presidente, grazie al consigliere Ionelli che mi dà modo di rispondere a questa interpellanza e anche chiarire a cose che ho letto e ho ascoltato assolutamente inverosimili. Perché inverosimili? Intanto bisogna precisare che la Regione, la carta tutto treno è un titolo aggiuntivo agli abbonamenti e la Regione dell'Umbria istituì una partecipazione, un'agevolazione nel 2009 al pagamento della carta tutto treno, e la Regione dell'Umbria continua a partecipare all'agevolazione sulla carta tutto treno. Quindi, siccome è un'agevolazione volontaria, cioè non è un diritto dovere della Regione, è un'agevolazione volontaria che la Regione continua a mantenere, né può essere considerata un diritto acquisito. Questo credo che sia, nella pubblica amministrazione sia l'ABC. Detto questo, noi dico subito che abbiamo aperto un'interlocuzione con i comitati dei pendolari, ma il comportamento della giunta regionale proposto appunto dal sottoscritto è stato quello di contenere questa agevolazione in un perimetro, di accettabilità, di razionalità, perché nel 2016 su ogni titolo si sono, spese risorse per 700-800 euro a titolo, in alcuni casi 1.000, in alcuni altri rari casi siamo arrivati a oltre 1.200-1.300 a titolo. Io non credo che, questo meccanismo non debba essere in qualche maniera rivisto. Detto questo, sulle agevolazioni
partecipate dalle regioni, solo otto regioni nel panorama nazionale hanno istituito questa agevolazione. E da ultimo nel 2017, per esempio, la regione Marche è uscita da questa, ha annullato questa agevolazione e sono rimaste oggi 7 regioni su 20. Aggiungo anche che da notizie che noi abbiamo assunto appunto dalle regioni interessate a questa partecipazione su questa agevolazione, che molte regioni stanno rivedendo questo comportamento, questa partecipazione, esattamente più o meno lo stesso ragionamento che abbiamo fatto noi. Aggiungo inoltre, per diciamo così, dovere di cronaca, ma anche per farci un'idea precisa sulla questione, che la regione Toscana nel 2016 ha investito 200.000 euro su questa agevolazione della carta tutto treno, mentre la regione dell'Umbria ha investito 490.000 euro. Quindi questo è il quadro all'interno del quale noi ci siamo mossi e sul quale stiamo ragionando con il Comitato dei Pendolari. Abbiamo avuto una prima riunione, altre riunioni le avremo questa settimana. Io ho attribuito a questo incontro un valore assolutamente positivo, perché le richieste che ci sono state fatte in qualche maniera la Regione dell'Umbria potrebbe assecondarle. Aspetto una riunione della Giunta regionale per poter partecipare a questa cosa, ovviamente a tutta la Giunta. Altra cosa è l'algoritmo, cioè una decisione assunta nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni nel 2007, che ad oggi sembrerebbe, da una rivendicazione fatta dall'asso utenti a livello nazionale, sembra esserci stato un errore da parte nostra, e quindi per quanto mi riguarda da parte mia personale. Porterò le istanze ovviamente dei pendolari in seno alla conferenza, alla Commissione Infrastrutture e anche alla una riunione che è stata convocata mercoledì prossimo, quindi ci sarà un incontro con Trenitalia mercoledì prossimo da parte di tutte le regioni a Roma, e il 22 febbraio ci sarà una riunione della Commissione Infrastrutture alla quale partecipano ovviamente tutte le regioni, esattamente con all'ordine del giorno questa questione. Quindi da parte nostra, da parte della Giunta regionale, c'è la massima attenzione su questa questione della carta tutto treno. Noi capiamo l'importanza ovviamente di questo titolo aggiuntivo, di questa possibilità che i pendolari hanno di poter usufruire anche di altri treni oltre ovviamente i regionali, quindi Intercity e Frecciabianca. Stiamo ragionando sull'orario di ritorno del Frecciabianca, che è in fascia pendolare, mentre sull'orario di accesso a Roma non è in fascia pendolare. Su questo credo ci sia anche un accordo, diciamo, tacito rispetto a quello che ci siamo detti, e siamo fiduciosi perché questa cosa si possa chiudere nel più breve tempo possibile, assumendo delle decisioni da parte nostra. Quindi concludo dicendo che la Giunta regionale ovviamente è attenta ai pendolari. I pendolari interessati alla carta tutto treno sono circa 600 sui 25.000, diciamo così, viaggiatori giorno che noi abbiamo sui nostri treni, e però noi siamo attenti a questa questione e speriamo di risolverla nel miglior modo possibile. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Leonelli velocemente per la replica. Ma dunque, la risposta mi pare che si sostanzi di tre elementi. Il primo, che mi trova pienamente soddisfatto, che è il portare le istanze della vicenda legata all'algoritmo, è difficile già la parola, insomma, figuriamoci il conto, all'algoritmo, in conferenza Stato-Regioni. Perché credo che appunto questo sia l'approccio giusto. Noi non possiamo avere un atteggiamento arrendevole, non tanto dell'Umbria, ripeto, ma di tutte le regioni che dicono ci siamo sbagliati, qualche funzionario ha sbagliato a fare i conti, perché poi non è che li fa l'assessore i conti, del caso. Ci siamo sbagliati a fare i conti nel 2007 e quindi amen. Cioè, questo appunto è un atteggiamento arrendevole della politica, che renderebbe la politica sempre più distante dalle istanze dei cittadini. Quindi su questo mi pare che invece un approccio come quello che appunto di cui la Regione Umbria si farà portavoce mi sembra un approccio giusto e consono. Sulla vicenda del Frecciabianca in orario pendolare, anche io ho letto che c'era un lavoro, e questo mi sembra una buona toppa rispetto alla vicenda complessiva, quindi
consentire il rientro al pendolare nell'orario appunto di rientro alle 17:38. In ultimo, la vicenda della carta tutto treno, anche qui non entro nel dettaglio. Troviamo un accordo e un quadro condiviso con i pendolari, con i sindacati. So che la Regione Marche l'ha tagliato, so bene anche che non è un diritto acquisito, però so anche bene che insomma l'Umbria è una regione che in questo momento sappiamo bene le difficoltà che ha subito dalla crisi economica 2008-2014, è in discussione in piano sociale che comunque no, parla anche delle difficoltà delle famiglie dell'Umbria. Su questo, tutto quello che si può fare per alleviare spese e chiaramente aumentare la capacità di reddito delle famiglie umbre, in particolare in questo caso dei lavoratori, penso che debba essere adottato, per cui invito la Regione a trovare una sintesi satisfattiva con i pendolari e con i sindacati sul tema della tutto treno. Grazie, proviamo a stare nei tempi. Passiamo adesso all'oggetto 76, è una interrogazione rivolta all'assessore Barberini dal consigliere Fiorini. Prestazioni rese dall'azienda ASL numero 2, distretto di Orvieto, in favore delle persone affette dalla sindrome da deficit di attenzione iperattiva. Intendimenti della Giunta regionale volti alla riduzione dei tempi di attesa, all'incremento del servizio di neuropsichiatria infantile e all'attivazione del servizio di terapia comportamentale. Prego, consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. Premesso che la sindrome da deficit di attenzione e iperattività ADHD è un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da alterazioni della crescita e dello sviluppo del cervello e del sistema nervoso, considerato che i sintomi associati a tale disturbo sono inattenzione, impulsività e iperattività motoria, che rende difficoltoso, in alcuni casi impedisce il normale sviluppo, l'integrazione e l'adattamento sociale di bambini, adolescenti e adulti. Considerato che l'80% dei casi i sintomi persistono in adolescenza ed in età adulta, comportando rilevanti effetti negativi se non accuratamente gestiti, è emerso infatti come questo disturbo aumenti il rischio di basso livello socio-occupazionale, scarse relazioni impersonali, abuso di sostanze ed atti violenti. Ricordato che diverse ricerche riportano che il problema da deficit dell'attenzione interessa il 5-6% dei bambini in età scolare, considerato che il deficit dell'attenzione influenza sia la sfera familiare che quella sociale e scolastica del bambino, considerato che le ricerche compiute in questo ambito dimostrano che il trattamento si basa per il 90% su interventi educativi, evidenziando al contempo l'importanza della terapia logopedica e della diagnosi tempestiva del disturbo. Considerato che l'azienda ASL 2, distretto di Orvieto, garantisce soltanto 12 ore settimanali di neuropsichiatria infantile, considerato altresì che sono necessari 12 mesi di attesa per la terapia logopedica e nessun servizio allo Stato è reso in ordine alla terapia comportamentale, considerato che per ottenere la certificazione della malattia dei bambini affetti da ADHD i tempi sono lunghissimi, creando così ulteriori disagi alle famiglie. I bambini non certificati, tra l'altro, non possono avere il sostegno a scuola e gestire un bambino che manifesta la sua malattia con aggressività e difficoltà a mantenere alta l'attenzione è un compito difficile sia per l'insegnante che per la classe. Considerata la limitatezza e la tempistica dei servizi offerti al servizio sanitario regionale, molte famiglie sono costrette a rivolgersi ai centri di cura privati con costi esorbitanti. Basti pensare che costa una seduta di terapia cognitivo-comportamentale pari a 60 euro l'ora, mentre una seduta di logodopia ha i costi di 40 euro e di questi trattamenti ne sono necessari almeno 2 a settimana. Chiedo alla Giunta regionale, interrogo, per sapere quali iniziative intende porre in essere al fine di ridurre le liste di attesa relative alla terapia logopedica
e alla terapia cognitivo-comportamentale. In che modo intende incrementare il servizio di neuropsichiatria infantile fornito dall'azienda ASL 2? In quali tempi è prevista l'attivazione presso medesima ASL della terapia comportamentale e come verrà reso tale servizio? Grazie consigliere Fiorini. La parola all'assessore Barberini. Sì, la questione è estremamente complessa. Già dal 2012 la Regione dell'Umbria, con delibera del 3 settembre, aveva dato disposto le linee guida per le attività di diagnosi e per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività. Dal 2014 è stato istituito il centro regionale a Terni, quindi all'interno del territorio della ASL numero 2, è un centro regionale guidato dalla struttura complessa neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva dell'azienda appunto medesima. Centro regionale a cui furono assegnate risorse specifiche per avviare questo progetto. Fa parte questo di un disegno estremamente complesso, dove vede protagonista la ASL 2 per questo tipo di trattamento, e identico centro regionale è stato invece istituito nella ASL 1 per quanto riguarda le tematiche e gli aspetti dell'autismo. Mediante questo finanziamento furono attivate due figure professionali, un neuropsichiatra infantile e una psicologa a contratto. Decorso un anno si è dato corso a un potenziamento, per la verità un po' tardivo, per cercare di potenziare questa attività e questo servizio. E a partire dall'agosto 2016 è stata inserita nell'attività un'ulteriore psicologa e solo dai primi di novembre un ulteriore neuropsichiatra infantile. Cosa si farà ancora? Partendo dalla constatazione che di questi bisogni se ne è rappresentata la maggiore necessità soprattutto nella zona dell'Umbria Sud, e questo forse è un elemento su cui dovremo particolarmente riflettere. Comunque, per cercare di potenziare, la ASL 2 ha avviato un incarico con la procedura 15 Septies per il coordinamento, per affidare l'attività di coordinamento della neuropsichiatria infantile, anche per cercare di riprogettare completamente tutta l'attività, tutto il settore ed i percorsi. Nel frattempo sono state proprio in questi giorni assunti 4 logopedisti per tutta l'ASL, e quindi c'è esattamente un raddoppio delle risorse che venivano utilizzate fino allo scorso anno. Alla fine del mese di febbraio, quindi tra pochi giorni, massimo i primi di marzo, verranno inseriti anche qui in tutta la ASL, in tutte le aree, 4 esperti di terapia cognitivo-comportamentale. Diciamo che questo dispiego di forze, che è abbastanza insolito e sicuramente diverso e maggiore rispetto al passato, cercherà di ottenere risultati importanti. Quali? Intanto garantire omogeneità dei servizi in tutti i territori della ASL, poi aumentare l'offerta e l'assistenza ai bisogni dei cittadini, cercare di ridurre su questo tema in particolare ridurre le liste di attesa, ma in particolar modo questa dotazione di risorse umane e professionali vuole provare a arrivare ad un potenziamento del centro, la cui validità e la cui efficacia è stata tra l'altro testata e riconosciuta non solo dai pazienti della regione, ma anche da regioni limitrofe che si rivolgono all'attività di questi professionisti, e in particolar modo si vuole dare una risposta ad uno dei temi che oggi è particolarmente sentito, e cioè il passaggio che c'è oggi tra l'età dell'infanzia e l'età adulta. Su questo tema è particolarmente sentito, ecco perché diciamo è attualmente un po' oscuro, e il potenziamento delle risorse
delle risorse umane e professionali va incontro anche a questo tipo di esigenza. Quindi mi sembra di poter dire che le risorse umane e professionali che saranno messe in campo, che già sono state messe in campo, ma che saranno ammesse a partire tra la fine di febbraio e i primi di marzo, riusciranno a dare una risposta, se non esaustiva, sicuramente molto più strutturata rispetto al passato. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Grazie Presidente, io sono soddisfatto in parte perché non riesco a capire come mai le famiglie che già vivono questo soffrono per questo disagio si sono dovute ritrovare a fare una lettera aperta per chiedere aiuto, quando l'attuale direttore generale Fiaschini dell'ASL 2 prima era il direttore sanitario della medesima e dunque conosceva bene la situazione. Soddisfatto in parte perché quello che ha detto l'assessore, che dice che verranno messe a disposizione ulteriori figure, io sono contento e verificheremo che ciò sia fatto, ma con però sottolineo anche un altro aspetto, che quei fondi che furono messi a disposizione è una cifra abbastanza relativa, abbastanza spicciola, perché parliamo di 50.000 euro, che per una malattia, che se non lo sa la metto al corrente, che è un aumento ogni anno del circa il 7%, e dove Orvieto bambini certificati sono 90 e altrettanti sono da certificare. Comunque, detto questo, spero che quello che ha detto l'assessore venga portato avanti, perché vivono già un grosso disagio le famiglie che magari vivono con 1.500 euro, non sono sicuramente curano i propri figli, ma devono sicuramente fare a meno di altro, e a volte fare a meno forse anche di una cura per il proprio figlio. Questo dobbiamo evitare. Grazie. Grazie. A questo punto abbiamo concluso la sessione del Question Time. Grazie.